successa questa cosa. E magari abbasso un attimo il picco del processore delle opzioni di alimentazione di questa macchina perché non gliel'ha fatta proprio. Si è spenta proprio di brutto. Non ha retto lo stress, povera. Ci siete ancora? Allora, vediamo come risolvere il problema. Dunque, prestazioni, risparmio energia del processore, livello, criteri attiva, alimentazione a batteria, la rete elettrica deve andare tipo, non so, al 70%. Ehi! Ciao, catta catta, ehi! Vediamo se così ce la caviamo, eh. Ok, ho messo un cap al processore, vediamo che succede. Spero sia sufficiente. Se no mi sa che devo trovare un modo di dissipare il calore su questa macchina. Probabilmente un ventilatore, qualcosa del genere. Pensavo, ma ero più preoccupato per la macchina fotografica che non per il computer. Oddio, ma chi è che mi sta a scrivere ripetizione?
roba frontale. Ma generalmente avevo cominciato, cioè per 500.000 anni ho utilizzato la HB, sempre. Ora sto entrando un po' nell'ordine d'idea che usare una 2B ti costringe a fare delle scelte un po' più precise, no? Cioè ti obbliga a prendere delle idee un po' più chiare di disegno, no? Che fa ridere mentre ci disegni una roba completamente incasinata, ma sì, diciamo che 2B come matita di base è quella che forse mi fa soffrire di meno se poi da una matita tiro fuori un definitivo, no? Sì, 2B. Quando fare un render definitivo, anche 4B. Però generalmente diciamo che, ecco, oscillo fra HB e 2B. Peraltro ho scoperto in Giappone che in Giappone hanno le mine 05 4B, che sono una rarità, da noi non esistono. Sono molto fighe perché diventano molto nere, no? Se vuoi. La verità è che le robe Beasley style mi danno il meglio di sé, secondo me, di tre quarti o lato, più che frontali. Cioè frontali pure sono fighe, eh. Però abbraccio Beasley dal meglio di sé su una laterale. Quindi esatto. E certo che puoi chiedermi una cosa sugli sprite. Se è qualcosa che so, volentierissimo. Eh no.
Ah, ok. Ah, no, scusatemi. Eh sì. Mi sarebbe diverse richieste di regali per le commission. Divertente sta roba. La facciamo qua su Twitch. Allora, gli sprite. Se disegno gli sprite a una risoluzione e l'utente alza o abbassa quella risoluzione, sì. Già intravedo una domanda di quelle cosmiche. Alza e bassa la risoluzione del computer su cui gira. Cioè, fammi capire qual è il. Cioè, spiegami un attimo qual è l'ambiente di. Cioè, sto sprite è di un'applicazione che gira su un PC? Sì. Cosa vuoi sapere? La risoluzione non è 16 noni, 16 noni è la ratio dello schermo, che è una roba diversa da risoluzione. Risoluzione è quanti pixel compongono il tuo oggetto, no? Quindi è una roba diversa la risoluzione dalla proporzione dello schermo, sono due cose diverse. Tu puoi avere uno schermo 16 noni SD, uno schermo 16 noni 4K, uno schermo 16 noni. Una macchina 16 noni Full HD. La risoluzione è una roba diversa. 1024x576. Ok, è la risoluzione 1024x576. Ok, sì, quindi una strana risoluzione 16 noni. Ok. Gli sprite sono gli oggetti grafici che si muovono di un videogioco quando erano fatti in pixel art. Nei giochi 2D. Se dici non è la ratio, sì. Però tu vuoi sapere la risoluzione, cioè tu vuoi sapere cosa succede se alzando la risoluzione di uno schermo la grafica del tuo videogioco si distrugge sostanzialmente. Sì, è la ratio. No, e non esiste una soluzione per quello. Cioè, il tuo videogioco deve essere giocato alla risoluzione nativa. A quel punto, l'unica opzione che hai all'interno del videogioco è di dire al videogioco se visualizzare la tua grafica alla risoluzione nativa. Ok, quindi su un monitor a una risoluzione più alta diventerà più piccola la grafica, però manterrà il suo rapporto interno. Oppure se andare in una modalità 2x, 3x, per cui la grafica si streccia, però di un coefficiente che è.
è imposto da te, no? Cioè, non ci possono essere oggetti, esempio per dire, di pixel pari che vengono riprodotti su misure di pixel dispari. E i pixel vengono raddoppiati. Oppure l'altra ipotesi, terribile a mio avviso, è quella che invece non te ne freghi e la grafica viene strecciata con tutti i filtri del caso, quindi con binary filtering, bicubic filtering, che quindi sfocano, okay, la tua grafica pixel fatta con tanta attenzione. Sto disegnando un personaggio di Simon Bisley che si chiama Slane. Più o meno. No, non metto mai la musica quando disegno online perché non mi va di incappare in problemi di diritti. Non mi sembra neanche giusto nei confronti dei musicisti, quindi non lo faccio. Se volete la musica, ve la mettete su YouTube, ognuno a casa sua, si sente quello che vuole. Ciao amico Buti. Comunque, ti è chiara la risposta? Mi ricordo c'era questo videogioco bellissimo, periodo boh, 99, tipo, che cominciavano ad esserci un sacco di giochi in flash. E c'erano tutti quelli che erano diciamo, invece i puristi che usano Director, che ti permetteva di fare gli sprite raster, a differenza di Flash che c'era tutto un engine vettoriale che tendeva, diciamo, a applicare l'anti-aliasing su tutto.
Che hanno fatto questo videogioco in cui il nemico era questa vecchia che si chiamava Auntie Alias, era stupendo. Auntie Alias, che era molto bello. E c'era cioè, questa vecchia che smottava tutti i pixel, faceva diventare tutto brutto. Bello, bellissimo. No, ma Localmalito usa Promotion, no? Mi pare. Che è un software molto bello, peraltro. Nasce per fare videogiochi, altro che icona. Si può usare anche per fare icona, però. Mi pare che usi Promotion. Figurati, ero fissato con i giochi in flash. Li facevo. Icon Maker, ok. Ma mi ricordavo usava Promotion. Ne ho fatti 3 di giochi, 4 di giochi in flash, tipo una roba del genere. Aspetta, ve li linko qua sotto, fanno ridere. Ah, ne ho messi pochissimi online. Tipo Star Wars non ci ho messo, non capisco perché. Vabbè, questo era uno. No, no, li facevo per lavoro, figurati. Questo l'ho fatto per una campagna di comunicazione di Mazda. Mazda USA. Questo anche, che era un sì, è flickering, quello vedi perché ho acceso il tavolo luminoso. Un attimo li devo cercare, chissà dove l'ho messi. Vediamo un po' se ci sono qua dentro. No, non ce l'ho messi, ma com'è possibile? Forse su... A parte che mi sa che c'ho un video che vi posso far vedere. È privato, ma c'ho una password. C'era una raccolta di tutti i trailer dei videogiochi. Secondo. Password.
Madonna, pesantissimo, è diventato Vimeo, sono pazzi. Ma no, my feed, voglio vedere i miei video, dove state? Lì. Allora, vediamo se c'era qua dentro. No, questi l'ho, allora l'ho messo su YouTube un secondo. Ma fa 5 milioni di click per raggiungere un video. Vediamo se qua. Eccolo qua. Qua ci potrebbe essere una roba del genere. Vediamo se è questo. Ok, questo qui è un, sì, un mischione di robe, ci sta. Questo è non in elenco, quindi lo dovresti riuscire a vedere tutti. Questa era una reel che avevo preparato per presentarmi a un incontro ad Annecy. Bisognava preparare una specie di mini presentazioncina rapida per far capire quali erano le skill. E ho fatto un video così, insomma. Ci sta. In questo video ho usato, siccome era per una proiezione privata, ci sta una musica non mia. One Other Expoint Never. All'inizio ci sono i videogiochi. Sì, dai, lo potrei fare in orizzontale oppure in verticale. In verticale mi perdo un po' di braccione, sarebbe un grande peccato. Se no devo fare più piccolo, ma rosico. Quindi no, direi che lo faccio orizzontale. Grande! Mazza, io dico tabbeo, Dio.
Ah, quella roba vecchissimissima. Ma il mio canale Vimeo è abbandonato, cioè non lo curo per niente. Ci sono un sacco di roba e mi fa schifo, sto ancora là dentro, prima o poi mi deciderò a togliere. Ah, mi servirebbe una matita bella nera adesso però, perché voglio disegnare diretto. Vabbè, lo faccio dopo. Erano per un musicista che si chiamava appunto Alan Ciao Emilio. Dimmi Vincenzo, sì, me lo ricordo. Super suspense.
Ah, e beh, ma me l'avevi già chiesto, mi pare, no? Comunque, forse mi ricordo male. No, allora, boh, se vuoi disegnare e hai modo e tempo di studiare, è sempre meglio che non studiare, questo senza dubbio. Poi ci sono scuole migliori e peggiori, però in base poi soprattutto a quello che vuoi fare tu, no? Magari vuoi fare il pittore e magari una scuola di fumetto non è l'ideale per fare il pittore, così come può essere che magari invece vuoi fare il fumettista e una scuola di pittura non è ideale, no? Ma questo è abbastanza scontato. Poi sai, dipende pure pittura e pittura, fumetto e fumetto, no? Non sono tutti uguali. Quindi sì, cioè, scusa, la banalità della risposta, però d'altronde è proprio così. Scusa, dalla frase che avevi scritto, io mi ricordavo che me l'avevi chiesto, quindi dici, ti ricordi quella volta che ti ho chiesto se era fondamentale? E quindi dicevo sì, quindi ok, pensavo ci fosse uno sviluppo tipo mi sono iscritto in una scuola di disegno e non arrivava mai, quindi dico boh, che non ho capito un cavolo io, scusami. Ma sai, dipende molto però, eh. Cioè dipende proprio dal tipo di formazione che c'hai. Sai, poi le scuole secondo me sono principalmente uno spazio molto figo per incontrare gli altri studenti, per farsi un'idea di quello che sai fare, anche di quello che vuoi fare, i tuoi limiti, no? Cioè ti aiuta proprio anche da un punto di vista umano una scuola, questo senza dubbio. Da un punto di vista tecnico poi sei sempre tu che ci devi mettere, no? Il 90%, chiaro, dei docenti bravi fanno una enorme differenza, però se non c'è voglia di studiare e di disegnare, la scuola può molto poco, no? Io vorrei imparare in modo tecnico le basi in qualunque campo dell'illustrazione. Oddio, illustrazione, allora ti direi più corso di illustrazione. Lo sai che non lo so qual è la migliore scuola di illustrazione che c'è su Roma? Ti direi probabilmente, non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sa che, aspetta un secondo, che devo controllare. Non mi ricordo. Aspetta. Comunque ti conviene cercartela, cioè nel senso che io poi ti posso dire una cosa, ma magari non va bene per te, capito? Devi vederti gli insegnanti che ci sono, devi vedere gli studenti che, qual è il corso che fanno, no? Secondo solo. Allora,
Aspetta. Scusate tutti un secondo, ma se no dico stupidaggini. No, quindi qua no. Sai che non ti so dare un consiglio preciso perché allora ci sta la Scuola Romana dei Fumetti che è un corso di illustrazione, di cui so molto poco e vedo che dura però solo un anno. Quindi è un po' difficile che riesca a coprire tutte le cose che chiedi, no? Un anno è veramente poco, poi un giorno a settimana, quindi proprio pochissimo. Dal punto di vista di, cioè, se tu vuoi la copertura su tutte le tecniche come mi scrivi, al di là del fatto che secondo me non c'è una scuola che ti dà tutto, però mi sembra lontanissimo da quello che chiedi come offerta. E io ci insegno, alla Scuola Romana, quindi avrei più di un motivo per dirti vai là, però se la richiesta è questa, mi sembra lontanissimo dalle tue necessità. C'è la Idea Academy, pensavo avessi un corso di illustrazione, ma non ce l'ha. C'ha un master di illustrazione, anche quello di un anno, che si chiama Illustration 360, che è strutturata come una specie di approfondimento dove tu vai e c'hai una roba tipo 30 docenti diversi che ti insegnano ognuno il suo metodo, però fai tre lezioni con ognuno. Io ci insegno lì pure e non è quello che cerchi. Non è una scuola di specializzazione alla fine quella. Non è paragonabile. Lo IED a questo punto mi verrebbe da dirti che forse è la cosa che somiglia di più a una scuola di illustrazione, costa carissimo e questa cosa qua per me è un aggravante, cioè non vale mai la pena, ok? Secondo me. Ho insegnato anche là, però è tanto che non ci, che non lo frequento e quindi non ti so dire minimamente come sono combinati. Però lì ti conviene andare a vedere i portfolio degli studenti che escono da lì, se sono belli. Che più che andare a vedere le scuole, ti conviene in effetti vederti i risultati, no? E boh, sì, questo. Scusami. Cioè, c'è la Rufa pure, che fanno illustrazione. E credo, mi pare proprio di sì.
Ma in una maniera molto disordinata. Poi io ero interessato proprio ero interessato al design e ai fumetti, ma non all'illustrazione, nel senso più proprio del termine. Quindi, sai, a me dispiace darti una risposta secca su questo, però ognuno deve trovare la sua. Cioè, nel senso, io sì, se vuoi ti dico, io ho fatto il liceo classico per forza, perché volevo fare l'artistico, poi volevo fare l'accademia e per forza ho dovuto scegliere un'altra scuola perché i miei non erano d'accordo sull'idea di farmi fare una scuola artistica. Ho fatto una scuola di fumetto a 13 anni, ho fatto l'internazionale di comics ed ero troppo piccolo, per cui, come dire, mi sono trovato ovviamente in difficoltà perché ero piccolissimo. Poi, ho fatto la scuola romana dei fumetti quando ero un po' più grande, a 18 anni circa, 18, no, 20, ce n'avevo. Ho fatto l'ISIA di Roma, scuola di design industriale. Dove sempre sono finito perché non potevo fare l'accademia, perché la mia idea era quella di fare l'Accademia delle Belle Arti, ma me l'hanno proibito e lì per lì volevo morire per questa cosa. In realtà poi a conti fatti devo dire che è stata la scelta più figa del mondo. Però è stato servizio militare per 3 anni, insomma. E non potevo disegnare fumetti mentre stavo a scuola, perché lì proprio erano bannata qualunque forma di disegno, chiamiamolo tra virgolette, libero, ecco, lì devo disegnare per l'industria e per il design di prodotto, no? Quindi disegno tecnico, rendering. Allontano un po' la camera, se no vi perdete tutto un pezzo sotto. Anzi no, sposto il disegno. Non l'ho giocato il gioco di Sio, però lo voglio giocare. Sembra fighissimo sulla carta, sembra mega divertente. Lo gioco sicuro. E poi lui lo amo proprio fortissimo, quindi diciamo, senza saperne niente è più sì che no. Poi figurati, cioè, quando qualcuno si mette e fa dei videogiochi non posso che volergli bene. La caratteristica dei personaggi Beasley è che hanno dei tricipiti spropositati. Giganteschi. E la cosa più bella del mondo è che quando ho comprato
un albo della Verotic che era, mi pare, Death Dealer proprio. Lui ha disegnato questa storia partendo da un disegno di Frazzetta. Ho visto per la prima volta nella mia vita una foto di Simon Beasley e ha i tricipiti immensi pure lui. Cioè, questa foto di lui appoggiato a una motocicletta. Ed è una foto pazzesca. Una tempesta di domande. E League of Legends? No. Non ho mai giocato a LoL. Ho mai giocato a ai MOBA. Ho piacciono i picchiaduro, non i MOBA. Giochi in cui guidi un personaggio solo con altissimo livello di dettaglio. Giochi quelli strategici collettivi, sebbene li abbia giocati in passato, però non sono fra i miei tipi di giochi preferiti. Eh sì, che usa le bombole spray stencil, è fighissimo quel E beh, ma guarda che la cosa che è difficile da spiegare a un occidentale, soprattutto se è appassionato di Darkstalkers, è che Bengus, secondo me, se lo guardava Beasley. Perché se ti guardi la sintesi che c'ha dei tricipiti, ed è proprio dai tricipiti che si capisce questa cosa, se vedi la sintesi dei tricipiti che ha Bengus su Street Fighter Alpha 2 in particolare, che dove lui ha cominciato a disegnare quella roba lì. Ma quello è Beasley tutta la vita proprio. Perché non ha altri appigli, non c'era nessun altro che disegnava in quel modo là, in quel momento. Ed è evidente che lui si è rifatto quella roba lì. Victor è proprio così. Sì. Beh, ma caviglie e polsi fini ce l'ha più Beasley, eh? Ce l'ha più Beasley perché guarda che se ti vedi Bengus, cioè Sagat, c'ha tipo le caviglie grosse come le ginocchia. Peraltro, se cercate su. C'è un articolo molto bello che si chiama Mexican qualcosa il tizio che l'ha scritto, in cui ci sono gli sketch in chiaroscuro dei personaggi Darkstalkers di Bengus. Vi basta cercare Bengus Madureira, perché è uno che fa un articolo in cui spiega finalmente a tutti che Madureira è cresciuto su Capcom, non disegnando, è cresciuto sui videogiochi. E ci sono questi disegni incredibili. E sono roba ultra occidentale come tecnica.
Beh sì, non sono molto... Più che altro sai cosa? Non sono d'accordo su una roba, e cioè che... Devi studiare... Allora, tu non puoi sapere lui che tipo di formazione ha, però se non sai la prospettiva è matematica, cioè la devi sapere fa, punto. La prospettiva la devi sapere, l'anatomia la devi sapere. Devi essere in grado di disegnare oggetti, esseri umani nello spazio, e quindi non è che puoi girarci troppo attorno, no? E devi trovare la scuola che ti dà quel tipo di strumenti compatibilmente con quello che vuoi fare, cioè quella cosa là ce la devi avere. Poi in conto se mi dici, sai, no, io disegno. Faccio fumetto umoristico e allora lì ti conviene magari fare più un corso dove ti insegnano a scrivere piuttosto che a disegnare, no? Però se invece vuoi fare disegno proprio senza certe basi non vai. E purtroppo non si imparano solo in un anno quelle, quindi magari tu eri già preparato un po' del tuo, no? E quindi per te magari è bastato un anno. Magari avevi già una tua buona cultura di partenza. Però, ad esempio, per dire anche, cioè io tra una scuola di fumetto fatta male e storia dell'arte fatta bene, tutta la vita storia dell'arte fatta bene, capito che dico? Cioè, non è solo poi, cioè c'è la parte tecnica, ma c'è un'enorme parte teorica pure, eh? Cioè che proprio. Il problema grande dei fumettisti spesso e volentieri è che gli manca proprio quella parte là. Cioè, leggono i fumetti, fanno i fumetti e si vede perché rimasticano della roba che viene esattamente dallo stesso mondo di riferimento su cui operano, no? Cioè, sono in feedback in qualche modo. Cioè, come se tu invece di studiare musica studiassi metal, cioè. Ok, è un genere, però rischi poi di rifare quello che hanno fatto gli altri che fanno metal già, no? Cioè rimani chiuso nel tuo genere, è molto difficile innovare proprio perché sei chiuso in uno spazio strettissimo. Oh, Ambedi. Ciao Luca. Sì, no, dico non quella del liceo di storia dell'arte, eh? Dico quella universitaria, ok? Era un paradosso, però per farti capire, cioè credo che abbia molto più da dare uno che è arrivato fino... Anche perché poi nei disegni, poi alla fine comunichi, no? Qualcosa, quindi se non c'è niente da dire è un po' pesante. Non so se mi spiego. Cioè, ci piacciono a tutti le serie TV che Netflix, quindi rischi di avere un po' un bagaglio culturale che è uguale a quello di tutti, no? E questo sì, ti può rendere molto apparentemente molto compatibile con col gusto della gente comune e quindi potenzialmente popolare, però poi. Se c'è niente da dire, è un casino, eh? Cioè, è un buon modo per farsi, per incuriosirsi e sicuramente studiare anche oltre il proprio orticello, ecco, diciamo così. Ad esempio, trovo che il problema gigante dei concept artist sia proprio quello. Cioè, i concept artist sembra che la fantascienza sia morta 10 anni fa. Cioè, quando si è creato il concetto di concept artist, tutti i concept artist hanno cominciato a rifarsi altri concept artist. Non sono
Sono pochissimi quelli che hanno veramente una visione, no? E questa visione generalmente arriva da... Spesso e volentieri non ha niente a che vedere con il bel disegno, no? E arriva da posti insospettabili. Cioè, prendi un esempio su tutti, no? Mad Max Fury Road. Non so se l'avete vista la concept art Mad Max Fury Road. È disegnata da uno che non è che disegna particolarmente bene, no? Però si è inventato una quantità di cose fiche pazzesche, no? Dai denti metallizzati, i tizi appesi alle benne sopra le macchine. E quella roba lì non arriva dal bel disegno, arriva dalla cultura, no? La mia scuola. Qual è la mia scuola? Scusami. Cioè, poi capito, fa ridere perché i concept artist sono quelli che dovrebbero fare concetto, cioè fare idee nuove, no? E invece, visto uno, hai visti tutti. Tant'è che generalmente il concept artist adesso è associato con queste immagini di grande profondità fotografica, no? Questo uso del 3D, la tecnologia sfrenata, tutta quella roba lì, che però le vai a vedere, sono veramente, sembrano tutte frutte della stessa mano. Nel 90% dei casi. Mentre invece se vedi uno come Giger, cioè Giger non somiglia a nessuno, capito? Moebius non somigliava a nessuno, Sid Mead non somiglia a nessuno. I concept artist quelli veri non somigliano ad altri concept artist, proprio perché hanno un mondo proprietario, no? Per questo ti dico che occhio alle scuole, perché le scuole ovviamente ti fanno vedere quello che c'è già, no? Quindi io ti consiglio più di formarti sul disegno in assoluto, cioè imparare la tecnica del disegno e poi farti una cultura tua che deve andare al di là del campo artistico. Cioè leggiti la filosofia, leggiti le neuroscienze, leggiti robe che non hanno niente a che vedere con l'intrattenimento, capito? Poi quando ti butti sull'intrattenimento c'è un sacco di cose da dire, no? Studia letteratura, cioè muoviti in campi diversi. Specializzazione portano per forza di cose a un'omologazione, no? Che è l'unica cosa che non vuoi mai da creativo. Ciao Pasi, non so come si pronuncia il tuo nome, però diciamo Pasi. Ma ti sto dicendo un po' il contrario, però, no? Cioè, nel senso, ti sto dicendo che non ti devi affidare a una scuola e basta. Cioè, una scuola ti può dare una parte della cosa, poi devi entrare in campo tu, come libero pensatore, non so come dire. Cioè, se cerchi qualcuno che ti insegna a essere colto, non esiste. Cioè, sei tu che devi lavorare su te stesso, capito? Non c'è nessuno che ti può dare questa cosa qua, se non te stesso.
scuola romana puoi imparare la tecnica del disegno. Però pure lì ti devi sbattere, cioè io vedo della gente che esce a scuola romana che si è applicata ed è brava, la gente che ha fatto scuola romana non si applica e non è brava, cioè. Ma no, no, ma infatti sono fighissimi quei concept art, eh? Non fraintendermi, però non sembrano usciti dal mondo della concept art che si vede adesso. Se vai su ArtStation, se quello avesse fatto dei post su ArtStation avrebbe preso due like, mi spiego? E invece c'ha delle idee fighissime. Perché è un disegno poco appariscente il suo, capito che voglio dire? È super figo, concettuale, cioè è la concept art che piace a me. Cioè che è stilisticamente quella che è, cioè può piacere o no, però dentro c'ha delle idee stupende. Non so chi sia Anthony Jones. Scusami. Qua ho fatto un'altra roba, io mi sono sbagliato. Perché ho fatto una cinghiazza di cuoio, passava di qua.
Come? Dice a matita? Non ci intervengo? Ehi, grazie. Sai, però c'ho proprio voglia di fare questa roba. Mi è venuto in mente l'altro giorno perché stavo rivedendo un disegno di Beasley. Di fare il disegnone tutto così con i toni di grigio anche un po' zozzetto, senza badare troppo alla pulizia del disegno generale. Poi gli volevo fare un bagno con la tinta media, magari con l'aerografo, capito? Lo spruzzo tutto di un colore marronazzo, una roba calda. Mi faccio tutto il chiaroscuro con una tecnica mista a caso, cioè da matite colorate pure, vado a rimettere un po' di dettaglietti, faccio un po' di paraculate mixed media. E poi metto due lucine dopo e poi volevo dipingere tutto il cielo esterno azzurro, no? Per fare l'effetto quello proprio classico Beasley totale. Boh, mi era venuta sta fisima di fare sta cosa. Dici che sbaglio? Ma no, si è imbarcato il foglio per quanto so umido. Sto emanando acqua dal corpo senza accorgermene. Fa troppo caldo. Schiaffone di luce. Eppure io sono curioso. Fabri, tu devi partire dall'assunto che io non lo so mai dove vado. Ci provo sempre. Che la verità è che voglio girare attorno al fatto che quello che ci siamo detti l'altra volta a Lucca è la verità, io ci giro attorno. Non voglio accettare la realtà. Sono tra il pigro e l'indisciplinato. Ma no, no, che artista. Gli artisti sono quelli che sanno fare le cose, come te. Se non lo conoscete, Fabrizio De Tommaso è uno dei disegnatori più bravi che abbia mai graziato il nostro già fortunato paese. Disegnatore pazzesco. Specie tecnicamente.
senso che la sua tecnica è una roba inarrivabile proprio. Bravissimo. Te Fabrizio insegni sempre l'internazionale? Che insegnavi il latte, no? C'avevi un corso di... Sì, certo lo pubblico. Ah, quindi fumetto proprio fai, non gli insegni a dipingere. Diciamo, acrilico, insomma, la colorazione tradizionale. Figo. Vabbè, tutte come cascano, cascano bene proprio, quindi fico.
Allora, guardate, io staccherò verso credo le 8 e tre quarti, 9. Faccio una pausa di un'oretta e mezza, 2 ore, che vado a trovare mia mamma a cena e poi mi ricollego più tardi. Tipo, ne so, verso le 10 e mezza, 11 dovrei sbucare. Sarà una roba che finirà in notturna, sicuro. Ciao Fabrizio, buon lavoro anche a te. Oops.
Ciao Giovanni, e ho mai lavorato nell'animazione. Nell'animazione, se intendi che ho mai fatto delle cose animate, sì, però non ho mai lavorato nell'industria dell'animazione, in verità. Ho fatto un film che si chiama The Dark Side of the Sun, che ha una grossa parte animata, e sono stato selezionato da ANSI, che è un festival di animazione molto importante, con uno short che si chiama H2O, che ho realizzato insieme a altre persone, a Gianluca Abate e Carlo Interman principalmente, poi Mauro Staci, che si è occupato di una parte diciamo scriptata, poi che è un programmatore bravissimo, e poi sono stato selezionato di recente ad ANSI sempre per il promo che ho fatto di Golem ed è finito fra i primi 5 progetti europei meritevoli di attenzione, diciamo. Però per il resto no, non ho fatto mai nient'altro. A parte piccole robine, short, cose per divertimento mio personale, insomma. Sì, Dark Side of the Sun è uscito al cinema e poi in DVD e in televisione in Giappone perché era coprodotto da NHK, che è la TV di Stato giapponese. E H2O è online, lo trovi, è una roba tutta matta con degli insetti strani. E se cerchi taxonomy H2O mi sa che ti viene fuori sia su YouTube che su Vimeo. Beh, se hai sempre lavorato con la CC, sì, perché purtroppo la CC ha proprio dei gravissimi problemi di lag. Clip da quel punto di vista sta da un'altra parte. Ma solo da un certo punto in poi, eh. Prima Photoshop, io uso ancora la CS5 perché è lagless, funziona perfetto proprio. Oltre al fatto che me lo so comprato e quindi ci sono affezionato anche per uno squisito motivo del fatto che non si paga. Ho pagato una volta sola e basta. Forse voi volete un'inquadratura leggermente più tiltata di così. Vediamo se riesco, no? Vediamo se si gira. Ecco qua.
devo svitare qua. Ok. Un primo piano.
a fuoco, sì. Ok, sì. Ogni tanto disabilito il fuoco continuo in alcune situazioni, e quindi magari c'è il rischio che stavamo vedendo tutto fuori fuoco da ore. Non ho visto neanche la prima, in verità, perché sono la persona più antipatica del mondo e mi stanno sul cavolo le robe nostalgiche, mi fanno venire il mal di mare proprio, dalla nausea proprio totale. Con le robe retro, wave, ti ricordi Goonies, ti ricordi videogiochi, ti ricordi, quella roba lì mi fa venire il volto a stomaco proprio, non ce la posso fare. La musica e ti dicono questa è la musica anni 80 e non è vero mai. Stupendo. La musica burina post French Touch anni 2000. Ma non perché sia contrario alla musica moderna e mi piace la musica anni 80, è solo perché è semplicemente una questione di essere inconsapevoli di tutto proprio. Questo non significa che chiunque lo veda è così, però io non ce la faccio. Proprio troppo. Adesso sono noiosissimo, sono proprio un vecchio, vecchis, vecchio, super vecchio. Non vedo le serie TV, sono un casino. Cioè, ogni tanto me ne vedo qualcuna, ma è molto raro e generalmente smollo. Poi sono rimastone di Lost io, totale. Quindi mi scocciano le serie moderne. Mi sembra che è difficile trovare qualcosa che mi appassioni a quel modo lì. Per carità, Lost l'ho rivisto, è invecchiato, c'ha tutte le sue cose vecchie, però per molti aspetti resta imbattibile per me. Comunque devo recuperare un sacco di roba. Prima fra tutti non ho mai visto i Sopranos e mi sa che è importante proprio. Però sono 56.000 puntate, quindi insomma non lo so, magari ne vedrò una parte. Ah, Breaking Bad, sì, anche. Sì, Breaking Bad me l'ha detto tutti, te lo devi vedere anche perché poi dopo ti vedi Better Call Saul che dà paura, che fighissimo. Cioè, so tutto, ma perché a me mi fanno una testa così tutti con sta roba, proprio in 5.000 pezzi mi hanno rotto la testa. Ho visto Black Mirror. Perché quando ho fatto Golem tutti a dirmi oddio, ho visto questa serie che se hai fatto Golem ti deve piacere tantissimo. E quindi poi mi sono visto Black Mirror. Alcune cose molto belle, altre molto meno. Poi mi sono visto in un momento di così di che non ci sto a capire niente perché non sapevo che, cioè, mi serviva la radio per in buona sostanza e mi sono visto The Terror che mi è piaciuto abbastanza ma nei limiti. Poi vorrei vedere tantissimo Chernobyl, sono molto affascinato più che altro perché l'attore di The Terror appunto che mi piace un sacco. E poi perché mi serve per tutta una serie di documentazioni di una roba nuova che sto facendo.
E poi che altro ho visto? Boh, veramente poco. Alcune robe le ho iniziate, le ho mollate subito. Game of Thrones non mi è piaciuto. Sì, sta roba qui. Però ecco, non sono una buona chiacchiera per le serie TV, veramente. Meglio se cambiamo argomento perché non so niente proprio. E quel poco che so è controverso. È un po' come chiedere, che ne so, un nonno di videogiochi. Può parlare di Pac-Man e Space Invaders, basta. Se siete fortunati, se no. Neanche quello. No, non ne ho. Francamente non ne ho. Anche perché non sono mai riuscito ad applicarlo su di me, quindi, cioè, guarda, sono proprio il disegnatore più disordinato che esiste al mondo proprio. Non sono un buon esempio da seguire, ecco. L'avete visto Kids Return di Takeshi Kitano? Devi pensare a me come il, se l'hai visto, devi pensare a me come il pugile che si fuma le sigarette di nascosto, sono la stessa cosa. Io non faccio niente di quelle cose che andrebbero fatte, tipo tenere un moleskin, disegnare sempre, questa roba qua, non la, perché non sono disordinato proprio, non. Però dovrei. Ecco, un buon iter è quello di disegnare tantissimo. Cosa che io non faccio. Da un bel po'. Poi quando becco progetto grosso disegno H24. Se no sono diviso fra mille robe e non riesco mai a concentrarmi. Poi diciamo c'ho un'abitudine sbagliatissima, che è quella che non riesco a sedermi a fare una cosa in 5 minuti. Cioè io se mi metto a disegnare, disegno, e disegno finché non schiatto disegnando, no? Questo significa che quando seguo tanti progetti contemporaneamente si annullano uno con l'altro in buona sostanza. Perché per ogni interruzione significa che proprio perdo il filo, è un casino, non riesco a stare dietro a tante cose contemporaneamente. Anche una telefonata fuori posto è un disastro. Però so io, cioè ripeto, non è così che dovrebbe funzionare, quindi che dire, ecco, non sono un buon esempio da questo punto di vista. A Belle Arti devi andare da coso? Da Sekaido. Sekaido a Shinjuku. È il più bel negozio di Belle Arti del mondo. Punto.
Poi se ti piacciono i videogiochi devi andare da Taito Hei, che è una sala giochi classica, non è certamente la più necessariamente la più fornita del Giappone, però è un bellissimo posto. Consigliatissimo. Il mio quartiere preferito sta rapidamente scalando, diciamo, una posizione dopo l'altra. Ogni volta che ci torno è Kichijoji. In particolare c'è questo posto che si chiama Armonica, che è un posto incredibile, bellissimo. Esatto, pure quello è bellissimo, bravo Johnny. Sì, l'idea era questa, Tommaso. Cioè, la cosa che volevo fare è fargli un bagnone di un colore tipo marronazzo e poi gli scontorno il cielo attorno, capito? Cioè, lo faccio tipo, lo dipingo un po' a caso. Ci intervengo pure, che ne so, con le matite colorate, insomma. Lo faccio come posso e poi gli voglio fare il cielo quello celestissimo Bisley style attorno. Quello piattone suo classico. Mikado Game Center, lo sai che non ci sono mai stato? Grazie, Elio Gabalus è il più bel complimento del mondo. Sì, con la differenza che però con il lobo che ho fatto era digitale.
sì, esatto. Sì, generalmente sì, ma per pigrizia. Quando faccio disegni ad altissima precisione uso la matita di legno. Perché il problema del portamine, della micromina, è che se vedi la punta della matita. Vediamo se riesco a metterla a fuoco. Ci vai? No, ci vai. Dai, dai, che ce la fai. Io no, troppo sotto. Eccola. Vedi, la punta è cilindrica, no? E quindi sotto un certo spessore in realtà ci puoi andare se disegni con lo scalpello che ti si fa di lato. Motivo per cui io pesto tantissimo, perché voglio, cioè la punta della matita, no? La poggio sempre di... Come mi devo mettere per fartelo vedere? Così, l'appoggio sempre così, spingo tantissimo in maniera tale che mi si fa un taglio sulla superficie della matita, cioè c'ho la matita che alla fine diventa fatta così, no? Per cui questa è la matita e il taglio è tipo a 45 gradi e quindi posso usarla o di piatto per fare delle superfici che diventano diciamo più spesse in un colpo solo, cioè faccio un segno più largo quindi, oppure la posso usare di taglio, così dura pochissimo, però è figo perché ti permette di fare dei segni che sono sottilissimi, no? Mentre invece con la matita di legno tu puoi fare la punta perfetta, e la punta perfetta con questa non ce l'hai mai, per forza di cose. Quindi dipende quanto devo essere preciso. Però sì, il portamine è molto comodo, anche perché poi quando sto in giro, insomma, non ti devi portare temperini, robe, fai tutto più facile. E dicevo agli altri che poi tutto uno dei motivi per cui usavo di più la matita di legno prima era il fatto che non, con la matita micromina non puoi andare oltre di solito il 2B. Mentre invece ho scoperto in Giappone c'hanno le mine 4B05 e sono una svolta proprio.
Sì, oia, spugna così. Dove le vendono? Come si chiami? Dracot One. Dracot 1. Dove le vendono? Io non le ho mai trovate. Né da Poggi né da. Vabbè, sì, Poggi che poi è diventato Arte 3. Vertecchi, ok. Le micromine 054B c'hanno. Fico. Buonissimo a sapersi, perché io la calcola, se no le stavo a riprendere su, l'avrei comprata online. Molto meglio se le riesco a prendere a Roma. C'è un serissimo problema. No, vado a memoria. Cioè, a memoria. Non è a memoria questo. Questo lo sto disegnando, lo sto costruendo. È un processo diverso pure dalla memoria questo qui. Diciamo, è più giusto devi dire a mente. Ecco, se vogliamo essere pignoli. È un processo di definizione della forma e di rendering. Sì, ha voglia con la via Flaminia, dici. C'ho pure lo sconto là, mi sa, non ci sono mai andato.
Grazie Kirio, ben trovato. Ho letto che c'è un Giulio, ma non ho letto Giulio Co. Grazie infinite del follow. Ragazzi, io fra 2 minuti stacco e quindi vi... Esatto, pure io devo andare... Io ora vado a comprare tipo lo shop di mia madre e quindi ci ribecchiamo dopo con tutti gli HP. No, mai usato tecniche, cioè, affresco no. Ma non è che la matita sia tanto poco classica. Cioè, se intendi, ho fatto una volta, recentemente ho fatto il mio primo olio su tela, ma è stato un mezzo disastro, devo approfondire la tecnica. Poi mi piacciono le tempere, l'acrilico. Ah, finito le mine. C'ho un altro portamine da qualche parte. Eccolo. Dove sta? Eccolo. Questo ora è 2B. E 2B no, quindi mi servono 3 HB da infilare qua dentro. Le trovo qua. Vediamo, HB.
Vi ribecco dopo? Oppure ci salutiamo qua. Dai. Allora, chi ci si ribecca a dopo, chi invece giustamente ha una vita. Ci vediamo un'altra volta. Ragazzi, stacco. Ci vediamo fra un po'. Salutate Slane. Ciao a tutti.